Luanda, capitale dell'Angola, una metropoli con 10 milioni di abitanti. I contrasti sono grandi, la bellezza e la decadenza, la ricchezza e la lotta quotidiana per la vita. In compagnia di una delle donne più belle dell'Africa abbiamo scoperto una città che guarda al futuro. Il tour inizia nella città vecchia, in stile portoghese. Michaela Reich è stata Miss Africa e finalista a Miss Universo. Oggi è una star della TV in Angola, attrice e presentatrice. La città è cambiata molto. Abbiamo visto molti vecchi edifici andare in rovina e ne sono stati costruiti di nuovi. Ora si stanno costruendo nuovi palazzi perché stiamo guardando al nostro futuro. Il padre di Michaela era portoghese, ma le sue radici africane sono più forti. In Angola si sente a casa. La tradizione è molto importante per gli angolani. Abbiamo il pensador, il pensatore. Quasi tutti gli angolani ne hanno uno a casa. Quando sono andata a Miss Universo, bisognava portare qualcosa di tradizionale del proprio paese. E io ho portato uno di questi. L'Angola ha una ricca storia e per quanto importante sia la tradizione, è un paese giovane e le nuove generazioni guardano al futuro. Sofia Lukash, altra diva della TV, conosce perfettamente l'ambiente della giovane scena artistica africana. C'è un fermento artistico molto forte che arriva qui in Angola. C'è un gruppo di artisti che guarda sempre al passato, ma per fortuna c'è un gruppo che guarda avanti, che mette la propria angolanità nel lavoro e nell'arte. E ora basta cultura, scendiamo in strada, a Luanda, vivacità e contrasti, la storia mescolata con la modernità. Andiamo sul Marginal, il lungomare di Luanda. È tempo di fare una pausa, un semplice ristorante di pesce sull'Iglia, la penisola che circonda il porto di Luanda. Ti piacciono le cose piccanti? Abbiamo il jindungu, è un pesce. Lo serviamo con patata dolce e banana. E questa è manioca. Lo chiamiamo mufet. La canicola di mezzogiorno è passata, ora finalmente la gente arriva in spiaggia. La vita da spiaggia qui a Luanda è molto importante, soprattutto nei fine settimana. È tutto ciò che facciamo. Arriviamo in spiaggia, cuciniamo in spiaggia, passiamo l'intera giornata in spiaggia. Fa parte del nostro stile di vita. La giornata volge al termine, il posto migliore per un primo drink, un beach club sull'Iglia. La vita notturna a Luanda è cool. Puoi andare in qualche posto se vuoi solo bere qualcosa e ascoltare musica, come un bel bar. Di ritorno in città, sulla terrazza del Junkembo, stasera c'è musica dal vivo. La musica è molto importante per noi. Amiamo ballare, amiamo ascoltare la musica quando siamo tutti insieme a casa. Cresciamo con la musica, è parte della nostra vita, è nel nostro sangue da sempre. E anche ballare. Architettura, arte, tradizione, vita da spiaggia, musica e balli. La nostra giornata a Luanda finisce così. Quello che ci rimane dentro è il ricordo di persone con una straordinaria gioia di vivere.